Ciao a tutti horrormaniaci, oggi voglio dedicare un breve unboxing ad Arancia Meccanica, la cui prima proiezione avvenne esattamente 50 anni fa oggi. Adoro Arancia Meccanica ed esistono davvero tantissime edizioni in un video tra DVD, Blu-ray, 4K e io mi limito a descrivervi quella che ho io. Vi parlo della qualità audio-video, dei contenuti speciali, vi dico la mia sull'edizione stessa e infine dico brevemente il mio parere sul film, come mio solito. Via all'unboxing! Il master di provenienza di questa edizione è del 2007 e l'edizione stessa non è mai stata particolarmente acclamata per la sua qualità video e posso capirlo onestamente. Il film si vede decisamente bene ma è un master imperfetto con qualche occasione di rumore, una non eccezionale gestione dei colori ma comunque un livello del dettaglio più che decente. L'audio in inglese è disponibile in PCM 5.1 ed è una buona traccia dove ne giova tantissimo la colonna sonora e dove i dialoghi risultano chiari. In italiano l'audio è disponibile in Dolby Digital 5.1 e il Dolby Digital nei Blu-ray va bandito, ma la Warner ci ha quasi sempre abituato così, che due coglioni. Si sente tutto sommato decentemente, la parte parlata ha la sua età ma è come remixata alla parte prettamente sonora e ne esce fuori una traccia con qualche punto forte. Tra i contenuti speciali troviamo un commento audio del protagonista Malcolm McDowell e dello storico del cinema Nick Redman, poi un documentario di Channel 4 intitolato Still Ticking, il ritorno di Arancia Meccanica, poi il making of del film, il profilo della carriera di Malcolm McDowell che ho apprezzato tantissimo e infine il trailer cinematografico originale. Tutto molto apprezzabile e interessante. Come Blu-ray per un tale classicone non esplode in nessun frangente, ma è tutto sommato promosso. Cosa posso dire del film? È il mio film di Kubrick preferito. Io adoro Arancia Meccanica. Non solo è diretto divinamente, ma ti cattura in una Londra davvero estranea, atipica, folle, sopra le righe anche a livello scenografico, strutturale. È un film violento, implacabile. Ovviamente all'epoca venne reputato controversissimo e bastano pochi minuti per capire perché. Non manca anche un certo senso dell'umorismo nerissimo. Siccome la gente è scema, un sacco di persone si sono ispirate al film per commettere vari crimini, dunque in tante nazioni è stato bandito e la sua reputazione da film controverso è solamente cresciuta, ma non è un film da scandalo e basta, è davvero profondo e ricercatissimo, nonché retto dalla miglior performance in assoluto di Malcolm McDowell, che in questo film è magnetico, spaventosissimo e sensazionale. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing horrormaniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che in un video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e alla prossima, horrormaniaci. Mi piacciono i film dell'orrore.